E che cos'è la decina? La decina sono 10 desideri che proprio per il fatto che sono egoisti e che ognuno può al di sopra di se stesso connettersi, siano connessi fra di loro, allora stabiliscono un certo tipo di situazione, uno stato nel quale sono somiglianti al Creatore. Perché è così? Perché la luce superiore che influenza sul desiderio rozzo ha sistemato il desiderio in modo tale quello che sono 10 tipi di fenomeni, cioè di manifestazioni, che ognuna di queste manifestazioni è un desiderio speciale che si è rivelato per mezzo della luce fino a che la luce si è sviluppata dentro a quello che è, si è presentata dentro al desiderio rozzo completamente, cioè che è terminato con tutto lo sviluppo, Keter, Chochmah, Binah, Zerampin e Malkut, e non c'è nient'altro che può la luce rivelarsi nel desiderio, e adesso inizia l'azione da parte del desiderio rispetto alla luce, di come il desiderio può da Malkut, dall'ultimo livello, il livello più lontano della luce, come può rivelarsi ogni volta di più rispetto alla luce nel stare riunendo tutte le qualità che ha, che la luce ha creato dentro al desiderio di ricevere, che la luce crea dentro al desiderio di ricevere una forma opposta a quello che lei è. Però questo stesso desiderio che si risveglia dal basso inizia ad essere uno zaffiro che illumina e pertanto inizia a rivelare quello che è una forma opposta, che ognuno dei desideri, per quanto può, farsi somigliante alla luce, in quanto all'oscurità che ha, che è stata creata dall'alto verso il basso, e quanta luce vuole avere per sovrapporsi all'oscurità di essere come la luce opposta a se stessa. E pertanto risulta che a partire da tutti questi desideri che sono stati creati dall'alto verso il basso, si sono fatte le sofirot, che illuminano zaffiri. È così come l'essere creato si risveglia per farsi somiglianti al Creatore, che si connette in questi stati connessi, come dall'alto verso il basso, come dal basso verso l'alto. Il Creatore è quello dall'alto verso il basso, è quello che ha fatto da parte sua con una certa funzione, un certo scopo, dal basso verso l'alto, e come lui compie con questa funzione, con l'intenzione che ha. Allora ne risulta che quelle che sono queste 10 sefirot, cioè nella decina che funziona in modo corretto e che si rivela, nessuno sa che cos'è Keter, Chochmah, Binah. Noi non siamo come gli studenti di Rabbi Shimon, che loro sapevano ognuno a che sefirah corrispondeva, che desiderio, che funzione che lui compiva, al quale lui era destinato. Magari questo lo riveleremo poi, però in totale, in questo modo è come noi ci risvegliamo verso il lavoro di Dio, quello che è stato creato dentro al desiderio di ricevere, per mezzo dell'annullamento fra di noi, nel connetterci fra di noi per entrare in contatto con la luce superiore. È così che in questo modo quello che vogliamo realizzare è il nostro lavoro. Ora, se non ci connettiamo, come possiamo essere connessi con la luce? Se la luce deve passare per mezzo di questi 10 discernimenti che lui ha creato, e se non ci connettiamo noi stessi, anche non nemmeno proviamo, non ci impegniamo neanche per connetterci fra noi, allora non c'è nessun cammino per la luce, cioè la luce non può apparire, non può ordinare, sistemare queste 10 sefirot, questi 10 desideri, convertirli in sefirot e nello stare dentro di lui. Colui che riceve dentro di questi, dentro la sua impurezza, non può farlo. Allora tutto il lavoro che dobbiamo fare è comprendere quanto nella decina iniziamo a stare connessi l'uno con gli altri, così permettiamo alla luce di lavorare
su di noi, che la luce faccia di noi una sefirah, cioè una qualità speciale. E questa stessa qualità speciale non può essere fatta di per sé, perché ogni qualità determina quella che passa con la qualità che sta davanti. Cioè il Creatore, quando ordina tutte queste cose, le ordina già per quanto possono essere connesse una con l'altra. Senza che ci sia una connessione, tu non dai un lavoro al Creatore per quello che è lo stabilire un parzuf.